facilissimo piazzare un secondo rivolto di tonica in un compitino d'armonia. Potrebbe essere difficile invece eroderci nel dubbio quando caparbi ci diamo alla ricerca artistica. Stiamo fermi per ore su quella cosa lì di stampo neoclassica, su un criminal tango o cose pericolose del genere, o su un non so che. Sicuramente già avrete intuito, perché l'intuizione da dove viene se non da cose che in fondo abbiamo già in testa. E chi diligente segue le mie lezioni d'armonia passo passo ha certamente già assimilato la lezione 57 che riguarda il secondo rivolto di dominante, per cui ha già intuito che nei secondi rivolti di accordi perfetti spesso e volentieri basta pensare all'accordo in fondamentale e sostituire il basso fondamentale col basso di rivolto. In altre parole, basta raddoppiare il basso. Nei primi rivolti sappiamo che c'è più imbarazzo della scelta. O non è vero? Cazzeggiando scassatamente sui rivolti, a qualcuno gli scapperà che in certi procedimenti non bisogna abusare dei secondi, delle quarte e seste. I trucchi si imparano così. Aspettate attenti che gli sfugga qualcosa a qualcuno e apritevi le orecchie a sventola. È appropriato usare il secondo rivolto di tonica nelle cadenze che concludono definitivamente una composizione o una sua parte. Lo vedremo in un prossimo video. In tali contesti lo usano con disinvoltura tutti gli allievi che hanno già studiato per un annetto l'armonia. A voi io vi consiglio di usarlo anche per migliorare la condotta armonica delle parti quando al basso si presenta un certo passaggio. A chi fa ancora lo studente in certe scuole, lo inviterei come sempre caldamente a lasciarsi sempre consigliare dal proprio insegnante maestro. Perché se poi andate a fare certi movimenti che non vi sono stati prescritti, vi potreste sentir dire con tono cattedratico: dove le hai prese queste informazioni? E dai, che questo collegamento facilissimo che vi sto per mostrare, se non lo trovate su un manuale, lo troverete in un altro. Or dunque, questo collegamento è già fatto. Andiamo a riprendere gli esempi della lezione 57. E trasliamo così come sono scritti basso e accordi senza abbassamenti o innalzamenti effettivi di note. Basta cambiare i gradi e magari sostituire l'armatura in chiave e togliere l'alterazione che ci era servita per produrre la sensibile. Ecco fatto, ho traslato l'esempio in sol maggiore e sol minore, ho lasciato le stesse note, ho usato le stesse note, ho cambiato solamente le alterazioni. Quindi quando incontriamo nel basso il tricordo che dalla sottodominante va alla sopradominante, nel quinto grado, in questo caso il re, gli piazziamo un 1 romano sotto e aggiungiamo la numerica semplificata 4-6. Come vedete, il secondo rivolto di tonica, perché la tonica qua è sol, no? È sol si re. Secondo, si trova nel bel mezzo di due accordi di sottodominante, che uno è in fondamentale, l'altro è in primo rivolto.
Qui siamo in Do maggiore e l'esempio è inserito in un frammento di scala che dalla sottodominante giunge alla tonica.